The Legend of the Phoenix. Sosta di campionato, soprattutto il mercato. Per l'attacco Luca Vido, profilo ideale. Già obiettivo estate 2017 dell'ex DS Peppino Pavone. Classe 1997, attualmente in forza al Crotone, ma di proprietà dell'Atalanta. Per caratteristiche, a parte la mantia che Lecce non muoverà e la suggestione Mancuso, tra quelli in circolazione, Luca Vido è l'attaccante più congeniale alle esigenze di Zauri. 22enne, scuola Milan, tecnica, sa giocare con e per la squadra, sarebbe perfetto per dialogare nello stretto con Mancini e Galano. Non solo sa attaccare la profondità e riempie molto bene l'area, ciò che attualmente manca ai biancazzurri. Nello stesso tempo Vido è anche un'arma da contropiede, si sposa alla perfezione sia con Maniero che con Borrelli. Lo scorso anno 10 gol nel Perugia. Qualche difficoltà, a dire il vero, in questa stagione a Crotone, in totale 11 presenze di cui 4 dal primo minuto. Con Simi e Messias non è stato facile, concorrenza per particolarmente agguerrita. L'Atalanta, con cui il Pescara ha ottimi rapporti, sembra orientata a girarlo di nuovo in prestito. Delfino in pole position, un'occasione da sfruttare. Nell'estate 2017 si diceva l'ex DS Peppino Pavone lo aveva messo in cima alle sue preferenze. Poi Vido passò insieme con Pessina dal Milan all'Atalanta, nell'ambito dell'operazione che portò l'ex lanciano Andrea Conti dall'Atalanta al Milan. Caso Mimuscai. Le regole valgono per tutti. Il centrocampista sa di aver sbagliato. Nell'immediato post-gara di Livorno le attese scuse alla squadra e al tecnico non sono arrivate, di qui l'esclusione dalla lista dei convocati per la sfida interna col Chievo. Non dovrebbe andare via. Così sul nostro sito lo scorso 31 dicembre il presidente Daniele Sebastiani. Nessuna richiesta di cessione da parte di Mimuscai, calciatore per noi fondamentale. Se poi le cose dovessero cambiare, di certo non andrebbe via gratis. Quanto chiederei? 1 milione. Del resto il centrocampista albanese è una bandiera ed è legatissimo alla città nella quale ha scelto di vivere. Al rientro dalle vacanze, salvo imprevisti, ci sarà il chiarimento con Zauri. Con buona pace di tutti, giusto così.